Arroccata su un alto sperone di roccia alla confluenza del Piave col torrente Ardo, Belluno ci appare solare ed elegante nella sua struttura urbana, resa raffinata dalla lunga influenza di Venezia. La città non possiede i decantati splendori di altre consorelle venete, ma mostra una sua perfetta unitarietà e personalità. È adagiata in una splendida valle, ampia e rara nella terra dolomitica. Ha vie e piazze pittoresche, fatte a misura d'uomo, con angoli intimi che si aprono all'improvviso su ampi scorci del lento scorrere del Piave e sul bellissimo panorama delle Prealpi che la cingono come a difenderla. È una città da vivere a piedi, senza fretta, percorrendo i suoi portici, scoprendo case gotiche, fontane antiche e frequenti palazzetti rinascimentali di ispirazione veneziana. L'antichissima storia di Belluno, infatti, fu completamente sovvertita dalla dominazione della Serenissima, iniziata nel 1404, che rinnovò profondamente il vecchio impianto medievale. E oggi la città si presenta con la classica architettura chiaroscurale della metropoli lagunare, mentre l'assenza di calli e rii e la frizzante aria di montagna che la pervade le hanno fatto acquisire un inconsueto e personalissimo stile alpestre. Centro della vita della città è Piazza dei Martiri, abbellita da palazzi e giardini. È il salotto dei bellunesi, cuore commerciale nei momenti di lavoro e vetrina suggestiva di una popolazione semplice ed elegante nei momenti di riposo. Ma il cuore storico di Belluno è Piazza del Duomo, una splendida scena urbana dominata dall'edificio più celebre, il Palazzo dei Rettori. Costruito sul finire del 400, il palazzo mostra in forme quanto mai eleganti il perfetto stile del Rinascimento veneziano. Un sontuoso portico, logge intarsiate e finestre binate, in un'immagine complessiva di rara bellezza. Ma l'edificio più importante della piazza è il maestoso Duomo, ricostruito al principio del Cinquecento su disegno di Tullio Lombardo. Sulla semplice facciata spiccano due monofore gotiche, mentre a lato si erge l'imponente struttura del campanile eretto nel 1743 da Filippo Juvar. All'interno sono conservati, sugli altari, dipinti di maestri veneti, mentre nella cripta dell'altare, che è costituito da un'arca sepolcrale trecentesca, spicca un polittico riminese del XV secolo. Spostiamoci di nuovo verso Piazza dei Martiri per visitare la chiesa di Santo Stefano. Eretta in stile tardo gotico nel 1486, la chiesa presenta una facciata molto semplice e austera. Mentre sul fianco destro si apre un bel portale con un sarcofago romano istoriato su 6 colonnine. Nell'interno potremo poi ammirare un complesso altare in legno di Andrea di Foro del 1500 e affreschi di Jacopo da Montagnana.
La chiesa conserva anche alcune pregevoli opere lignee di Andrea Brustolon, un ottimo artista bellunese della fine del Seicento, alcuni candelabri e il crocifisso della navata sinistra. Rientriamo nella città attraversando il suo angolo più antico, Piazza del Mercato, chiamata comunemente Piazza delle Erbe, il cuore della Belluno medievale. Al suo centro spicca la fontana più antica della città, risalente agli inizi del 1400, mentre tutti gli splendidi palazzetti che vi si affacciano sembrano voler raccontare visivamente la sua antica e nobile storia. Da qui parte via Mezzaterra, che segue l'antico Cardo Maximus dell'insediamento romano e ci conduce nel ventre antico di Belluno, fatto di piccole vie, portici, angoli suggestivi costruiti a dimensione d'uomo. La chiesa di San Pietro la scopriamo quasi per caso, proprio all'interno di stradine antiche. La facciata è semplicissima. Più suggestivo è l'interno, in cui potremo ammirare quattro tele dello Schiavone, un dipinto di Sebastiano Ricci e due pale lignee scolpite sempre dal Brustolon. Prima di proseguire per Feltre, saliamo ai confini con il Trentino. Tra i meravigliosi e famosi gruppi dolomitici della Marmolada e delle Pale di San Martino si snoda la Valle del Bioys. Quattro sono i comuni che formano la valle: Falcade, rinomata stazione turistica, Vallada Gordina, Cencenighe e Canale d'Agordo, che vivono soprattutto di turismo e dell'industria dell'occhiale. Questa zona fu all'inizio del secolo fonte di forte emigrazione e Forno di Canale, l'attuale Canale d'Agordo, non sfuggì a questo destino. E proprio a Canale d'Agordo, il 17 ottobre 1912, nasceva Albino Luciani, figlio di emigranti, che 66 anni più tardi sarà eletto Papa con il nome di Giovanni Paolo I. Canale d'Agordo è diventato così centro religioso per l'intera vallata e meta di numerosi pellegrini. La sua importanza dal punto di vista religioso, peraltro, era già conosciuta nel passato, tanto che nel 1361 era stata eretta una prima chiesa dedicata a San Giovanni Battista. Don Albino svolse il primo incarico di novello prete proprio a Canale d'Agordo. Laureatosi in teologia all'Università Gregoriana di Roma, fu in seguito chiamato dal vescovo di Belluno, Girolamo Bordignon, al ruolo di provicario generale della diocesi. Fu poi vescovo di Vittorio Veneto, patriarca di Venezia, e infine il 26 agosto 1978 papa per soli 33 intensi giorni. Morì infatti il 28 settembre 1978. Riprendiamo il nostro viaggio e dirigiamoci verso Feltre. Anche qui tutto quello che appare agli occhi parla veneziano. I tetti fortemente spioventi che sembrano voler sostituire i portici. Continui affreschi che abbelliscono le fiancate dei palazzetti di chiaro stile veneziano. I portali intarsiati, il leone di San Marco. La città, aggrappata ad uno sperone di roccia e chiusa dalla severa cerchia delle Prealpi, fu saccheggiata e ridotta in cenere per ben due volte, nel 1509 e 1510, dalle soldataglie imperiali di Massimiliano d'Austria, proprio per la sua fedeltà a Venezia.
ma la grande città madre intervenne immediatamente, ricostruendola più splendida di prima e imprimendole il marchio del suo stile unico. Ecco allora la cinquecentesca porta imperiale che ci introduce in via Mezzaterra, l'antico cuore della città. La vivace e scenografica Piazza Maggiore, adornata dalle statue di due feltrini illustri, il tipografo del 400 Panfilo Castaldi e il pedagogista Vittorino da Feltre. Il Palazzo del Comune, di origine palladiana, al cui interno meritano una visita la Sala degli Stemmi e un delizioso teatrino ottocentesco. Molto imponente è la cattedrale, ristrutturata nel XVI secolo, che conserva l'abside poligonale gotica e il campanile del 1392. Nell'interno si può ammirare una cripta del IX secolo e un sepolcro di Tullio Lombardo. A pochi chilometri dalla città, un altro appuntamento da non mancare, il Santuario dei Santi Vittore e Corona, uno dei più rilevanti complessi artistici dell'Alto Veneto. Disposto su un colle che lancia lontano lo sguardo, è un vero gioiello dell'arte romanica dell'XI-XII secolo, che mostra notevoli influssi di arte bizantina. Fu eretto a partire dall'anno 1000 per volere di Giovanni Davidor, reduce dalla prima crociata. Davvero splendido l'interno, la cui visione fa comprendere la definizione che gli è stata attribuita di piccola basilica di San Marco tra le montagne. Al posto dei ricchi mosaici della più celebre basilica veneziana, qui assistiamo a un abbagliante risplendere di più umili ma non meno importanti affreschi risalenti ai secoli XIII e XIV di scuola giottesca e di quella di Tommaso da Modena. Bellissima la loggia a colonnette e capitelli decorati che si snoda attorno all'abside,
al cui centro spicca l'arca dei santi protettori e una lastra di fondo con la bella immagine del martire Vittore, un documento fondamentale della scultura rinascimentale del territorio. Annesso alla chiesa è il convento del 1495, al cui interno spicca un bellissimo chiostro, le cui pareti sono affrescate con storie del santuario ed episodi della città e della diocesi di Feltre. Lasciamo Feltre e dirigiamoci verso un affascinante luogo della provincia di Treviso, Vittorio Veneto. La storia di questa città è lunga e particolare, fatta di arte antica, di grande bellezza ambientale, ma anche di lotte e di guerre. Il suo nome è infatti indissolubilmente legato alla mitica battaglia del novembre 1918, cui dette nome e che concluse vittoriosamente per l'Italia la Prima Guerra Mondiale. Battaglia che permea ancora l'anima della città, che la ricorda con stilizzate ma strazianti sculture moderne e un bellissimo museo situato sulla piazza del Duomo di Ceneda. La città attuale nacque nel 1866, subito dopo l'unione del Veneto al Regno d'Italia, dalla fusione di due antichi borghi, Ceneda, l'antichissimo castrum cenetense romano, e Serravalle, un munitissimo borgo allo sbocco del fiume Meschio. Il suo nuovo nome fu quindi un omaggio al re Vittorio Emanuele II e alla regione che la ospita. La fusione dei due primitivi borghi ha avuto indubbiamente successo, tanto che la città attuale è oggi ampia e moderna, anche se i due antichi, originari borghi sono ancora ben distinguibili nei loro antichi tratti caratteristici. Serravalle si presenta ancora con il suo antico aspetto medievale, soprattutto nella scenografica piazza Marcantonio Flaminio, su cui si affacciano bellissimi palazzetti in puro stile veneto, come la loggia Serravallese del 1462, sede di un bellissimo museo archeologico. Una serie di importanti chiese arricchisce il borgo. Innanzitutto il Duomo settecentesco, situato sulla sponda del torrente Meschio, dalla semplice e austera facciata. L'interno è ampio e luminoso ed è arricchito da una delle opere più importanti della città, una superba pala di Tiziano rappresentante una Madonna con Santi. Thank you.
Nei pressi del Duomo visitiamo poi Sant'Andrea, chiamata anche la Pieve di Bigonzo. La chiesa, risalente al XIV secolo, è il luogo più antico del borgo e fu a capo di un'antichissima pieve, la cui origine risale addirittura al IV secolo. L'interno è un prezioso scrigno di arte e storia. Contiene affreschi e tele dei secoli XV e XVI, realizzate da grandi artisti come Francesco da Milano e Palma il Giovane. Tra le opere scultoree particolarmente rilevanti sono due magnifici crocifissi lignei del 300 e del 400. Altra bella visita è poi alla chiesa di San Giovanni Battista, che mostra all'esterno un bel portale rinascimentale. Eretto nel 1367, l'edificio, in stile romanico-gotico, subì importanti modifiche nella seconda metà del 1400. Nell'interno, anch'esso gotico, si possono ammirare dipinti di Jacopo da Valenza e Francesco da Milano, oltre ad affreschi del 400 e 500. Spostiamoci ora sull'altro lato della città, l'antico borgo di Ceneda. Prima visita importante sarà la chiesa di Santa Maria del Meschio, fatta costruire dalla confraternita dei Battuti di Ceneda nella prima metà del 1300. La chiesa conserva una delle più importanti e splendide opere della città, l'Annunciazione, una stupenda pala che rappresenta il capolavoro di un grandissimo pittore, Andrea Previtali. Nato a Berbenno, nel Bergamasco, intorno al 1470, l'artista, il cui vero nome era Andrea Cordeliaghi, compì la sua formazione a Venezia, nella bottega del grande Giovanni Bellini, dove conobbe tutti i più grandi pittori veneziani della fine del 400, fra i quali il Carpaccio. La sua formazione veneziana si nota nettamente nella struttura dell'ambientazione dello splendido dipinto, con il particolare della bifora che ricalca fedelmente quello delle stanze di Sant'Orsola. Quello che personalizza il quadro è però lo straordinario paesaggio rinascimentale dello sfondo, di grandissima perfezione formale, cui si accostano i perfetti dettagli, l'uso straordinario del colore e della forma, che fanno del dipinto un esempio di grandissima arte pittorica rinascimentale. La nostra visita a Ceneda si conclude con la possente cattedrale voluta dai duchi longobardi che già nel VII secolo avevano fondato la diocesi. Il grande campanile risale al XIII secolo, mentre l'attuale struttura della chiesa si deve al vescovo Lorenzo da Ponte, che la iniziò intorno al 1740.
L'interno, a tre navate, è ampio e luminoso ed è arricchito da pregevoli opere d'arte di artisti come Palma il Giovane e Leandro da Ponte. Lasciamo Vittorio Veneto per dirigerci verso la nuova tappa del nostro viaggio, Treviso. La città è davvero bellissima. Punto d'incontro fra le montagne delle Prealpi e la pianura, possiede vie e portici, palazzetti e case di stili ed epoche molto diversi, che pure appaiono fusi in un insieme estetico, armonico e piacevolissimo, che vince sempre sul valore singolo dei tanti monumenti e luoghi religiosi. Le belle mura e i corsi d'acqua di Sile e Botteniga le danno un apparente schematismo topografico, dove l'acqua appare improvvisa, si insinua lenta e ammaliante, scorrendo e scomparendo all'improvviso sotto le case, col sommesso mormorio che, dicono i trevigiani, è identico al diffuso chiacchiericcio serale dei mitici bar di Piazza dei Signori. La visita ai principali edifici religiosi della città inizia obbligatoriamente dal Duomo, una grande costruzione medievale dedicata a San Pietro, sorto sicuramente su precedenti edifici romanici. Rinnovata nella parte absidale fra il 400 e il 500 su disegni di Pietro Lombardo e ancora nel 700 e 800, come dimostra il pronao neoclassico, ci presenta un possente interno a tre navate, rette da grandi pilastri e chiuso da ben sette cupole, che ci mostra numerose pregevoli opere d'arte. Come questa grandiosa pala di Tiziano, raffigurante l'Annunciazione, situata sull'altare della cinquecentesca Cappella dell'Annunziata. Accanto al Duomo, un grande battistero, anch'esso di stile romanico e risalente all'XI-XII secolo. Il semplice ma suggestivo interno presenta sullo sfondo un'abside inserita fra altre due più piccole che sono decorate con affreschi del 1200. A sinistra una Madonna col Bambino benedicente di stile bizantino. A destra una romanica Madonna con Bambino e Santi.
Alle spalle del Duomo la possente e incompiuta mole del campanile, anch'esso romanico e risalente al XIII secolo. Spostiamoci ora a Santa Maria Maggiore, il santuario della città, meta di frequenti pellegrinaggi. Le origini della chiesa sono antichissime. Nacque infatti intorno al 780 sui resti di un piccolo sacello che San Prosdocimo, primo evangelizzatore del Trevigiano, aveva dedicato alla Vergine. Un secolo dopo il vescovo Ulderico fece dipingere su un muro un'immagine della Madonna che, dopo vari miracoli avvenuti nel tempo, divenne oggetto di culto e pellegrinaggio da parte di tutta la città, fino alla ricostruzione intorno ad essa di un'altra grande chiesa. Nel 300 infine la vecchia immagine della Madonna venne rifatta da un allievo di Tommaso da Modena e continuò ad essere oggetto di devozione col nome di Madonna Granda, con cui è ancora oggi ricordata e il cui affresco è conservato in una cappella laterale. Spostiamoci in un altro luogo molto interessante della città, la chiesa di Santa Caterina dei Servi di Maria. Contiene un vero tesoro artistico, solo recentemente tornato alla luce dopo secoli di oblio. Il tempio fu costruito a partire dal 1346 dall'Ordine dei Servi di Maria. Successivamente sconsacrato e adibito a deposito militare, è stato restaurato ed oggi è sede di mostre e concerti. Sulle pareti è stato possibile recuperare un importantissimo ciclo di affreschi del tardo 300, i quattro dottori della Chiesa, storie di Maria Gesù, una crocifissione, un San Sebastiano e soprattutto le storie di Sant'Orsola, di Tommaso da Modena, artista emiliano seguace di Giotto, che rappresentano sicuramente il più importante ciclo di affreschi della città. Da Treviso sarà agevole spostarsi nella vicina cittadina di Follina, dove è conservata l'abbazia di Santa Maria, uno dei più importanti santuari italiani. La città è estremamente salubre, adagiata in un'ampia vallata ai piedi delle Prealpi bellunesi. Qui sorse ancor prima dell'anno 1000 il primo insediamento benedettino, alle dipendenze dell'abbazia di San Fermo Maggiore di Verona. Nel 1146 ai Benedettini successero i Cistercensi, che provenivano dalle abbazie milanesi di Chiaravalle e Cerreto di Lodi. La basilica, in stile romanico gotico, è di origine trecentesca. Come tutte le chiese cistercensi, ha la facciata orientata esattamente a ovest, tanto che al tramonto sono gli ultimi raggi di sole a illuminare il bellissimo altare maggiore. La facciata, semplice ed austera, è dominata da un elegante rosone e lunghe finestre trilobate. Sopra il portone d'ingresso una lunetta affrescata del XV secolo. L'interno è a tre navate e cinque campate. Sull'altare maggiore spicca una moderna ma preziosa ancona gotica di legno intagliato e dorato, imitazione di quella più antica che si trova a San Zaccaria a Venezia. In una nicchia in alto si trova l'immagine della Beata Vergine di Follina, in pietra grigia, oggetto di venerazione popolare già prima dell'anno 1000. Si tratta di una scultura di arte popolare ma molto interessante, probabilmente risalente all'VIII secolo, la cui probabile attribuzione la riporta alle scuole longobarde di Aquileia e Verona.
Altre pregevoli opere d'arte arricchiscono la chiesa, fra cui affreschi di Francesco da Milano e Tommaso da Modena. Particolarmente suggestivo è l'annesso chiostro romanico, sicuramente uno dei più belli e ricchi che i cistercensi abbiano costruito nelle loro abbazie italiane. Il chiostro è una splendida ed equilibrata opera, edificata, come ci ricorda una lapide, nel 1268 dall'abate Tarino. È a pianta quadrata e ha al centro la tradizionale fontana. Bellissima la fuga di colonne, tutte diverse una dall'altra, binate, tortili, semplici o annodate e arricchite da capitelli di altrettanto variato disegno e molteplicità di fregi, mascherone, aquila, gallo, palma, croce greca. Un'interpretazione mirabile e architettonicamente molto importante del concetto simbolico del chiostro, inteso come luogo sacro, tempio verso il cielo, ambiente che completa lo spazio chiuso della chiesa dove il monaco, lasciando la città degli uomini, incontra Dio nella visibilità dei suoi segni. Proseguiamo il nostro viaggio e giungiamo finalmente al mare, in un'altra città di grande fascino, Chioggia. Immersa letteralmente nel suo mare che permea tutta la sua lunghissima storia, la città ha origini romane e fu la seconda città della Repubblica Serenissima. Presenta una struttura originalissima, con lunghi canali che, simili ad arterie, la sezionano per tutta la lunghezza, raccordate da piccoli ed eleganti ponti che la tengono comunque unita. La città è attraversata da un unico, grande corso che la taglia esattamente in due ed è chiamato affettuosamente dai chioggiotti la piazza. Ma è sui canali che vi si accostano per tutta la lunghezza che si svolge la vera vita della città, legata alla pesca, al porto, ai commerci. Una struttura urbana suggestiva e inconsueta, la cui vita, inevitabilmente rallentata dall'ambiente particolare, permette di soffermarsi su piccoli e grandi elementi architettonici che ci ricordano una grande storia. Importanti le testimonianze religiose della città, a cominciare dalla cattedrale, costruita sulle fondamenta di un antico tempio, di cui si hanno notizie fin dall'anno 1000 e che andò distrutto durante un incendio del 1621. L'opera fu commissionata al celebre architetto Baldassarre Longhena, che presentò un progetto, subito accettato, in cui erano armonicamente fuse le linee architettoniche corinzie e ioniche. La costruzione iniziò nel 1624 e fu portata a termine mezzo secolo dopo. Successivi ampliamenti dei lavori nel 6-700 la portarono all'odierno splendore. L'esterno, semplice e austero, è dominato da un alto campanile trecentesco. L'interno è maestoso e ricco di opere d'arte. A fianco dell'ingresso spicca un bellissimo battistero scolpito da Alvise Cattaiapietra fra il 1700 e il 1708. Nel presbiterio si erge in tutta la sua bellezza monumentale l'altare maggiore, opera di Baldassarre Tremignon. Sulla navata di sinistra si può ammirare una tela di Palma il Giovane rappresentante San Michele Arcangelo, San Girolamo e Sant'Agostino.
Sulla navata destra, invece, è esposto un piccolo quadro di Cima da Conegliano raffigurante una bellissima Madonna col Bambino. Splendide vetrate colorate decorano poi la parte superiore delle pareti, creando suggestivi effetti di luce e colore. Sull'altro lato della città troviamo l'altra importante chiesa cittadina, San Domenico, posta sull'omonima isola. Ricostruita secondo il gusto barocco verso la seconda metà del XVIII secolo, sulle rovine di un'antica chiesa romanica del 1200, si presenta molto semplice nella facciata di nudo cotto, priva dei classici abbellimenti barocchi. L'interno è strutturato in un'unica, ampia navata, le cui bianche pareti esaltano la luce che penetra dalle grandi finestre in alto. Notevoli tele e opere d'arte arricchiscono l'ambiente. San Paolo stigmatizzato, ultima opera firmata da Vittore Carpaccio, il grande pittore veneziano, datata 1520. La deposizione del Cristo, una pala di Leandro Bassano, figlio del più famoso Jacopo, proveniente dall'antica chiesa della Navicella. Un miracolo di San Domenico che ottiene dal capo mozzato di una donna di malaffare la confessione dei suoi peccati. Al di sopra della pala, una lunetta rappresenta una scena della guerra contro gli albigesi, il salvataggio di un alfiere. Altra scena drammatica è una tela di Pietro Damiani rappresentante il salvataggio di un naufrago ad opera di San Domenico. Al di sopra un'altra tela a lunetta del Damiani ci mostra la consegna del rosario. Molto importante poi l'estasi di San Tommaso, completamente attribuita al Tintoretto. Altra straordinaria opera è l'immenso crocifisso ligneo che domina dall'altare maggiore tutta la chiesa. La scultura è davvero mastodontica, misura infatti quasi 5 metri d'altezza ed è forse il più grande che si ricordi al mondo. Un'ultima visita ci attende prima di lasciare questo bellissimo luogo, legato anche questa volta a una leggenda. Nel 1508 l'immagine della Madonna apparve a un pescatore e prima di scomparire verso il mare a bordo di una navicella, invitò il vescovo della città a frenare l'ondata di immoralità che la pervadeva. Entro pochi decenni fu costruito un grande santuario che, dopo anni di devozione e pellegrinaggi, fu distrutto nell'Ottocento dalle guerre napoleoniche. Fu solo nel 1952 che i Chiorgiotti iniziarono la costruzione della nuova chiesa, chiamata appunto Santuario della Madonna della Navicella. L'interno del tempio è a tre navate che richiamano lo stile romanico. Sull'altare spicca una scultura opera di un artista del legno di Ortisei, che è la fedelissima ricostruzione del quadro ritrovato nel vano della primitiva cappella e venerato da sempre in tutta la città.
ci spostiamo in un'altra bella città veneta, Adria. Oggi è difficile immaginarlo, ma proprio in questa piatta campagna veneta, così ricca di canali, un tempo molto lontano, il VI secolo a.C., giunsero i Greci, e proprio via mare che allora lambiva la città. La chiamarono Adrias, e sarà proprio lei a dare il nome al mare Adriatico. Vi ritornarono anche gli Etruschi, che fecero del suo porto un grande centro di scambi, nodo fondamentale della diffusione in Veneto della loro straordinaria cultura. Nei secoli, l'interramento provocato dal Po e dall'Adige ha allontanato il mare a 25 chilometri, ma la città conserva ancora l'antica impronta marinara veneta. Tornata a nuovo splendore dopo le bonifiche del Polesine, è oggi un attivo centro agricolo e commerciale, legata con vie navigabili al mare, al Po, all'Adige. Delle sue tante chiese vogliamo visitare la cattedrale, sorta sui resti di antiche costruzioni risalenti a prima dell'anno 1000. La cattedrale che ammiriamo oggi fu eretta in due riprese. Coro e crociera sono del 1700, navate e cappelle laterali sono del primo 800. La facciata, incompiuta, ha una linea serena e rivela le belle proporzioni del tempio. Accanto la slanciata linea del campanile di stile rinascimentale con cupola bizantina in rame, costruito verso la fine del 1600. L'interno a tre navate è vasto e solenne, racchiude pregevoli opere d'arte. Gli affreschi del coro, che avvolgono un maestoso organo di ben 3500 canne, sono una bella opera ottocentesca del muranese Sebastiano Santi. Altra importante chiesa della città è Santa Maria Assunta della Tomba. Anche questa sorse sui resti di un'antichissima basilica risalente ai primi secoli dell'era cristiana. Il nome deriva dal fatto che la costruzione avvenne presso una famosa tomba di un illustre personaggio romano, di cui è testimonianza una lapide sepolcrale del primo secolo, infissa su una parete dell'antico faro romano dell'Adriatico. Una rozza torre che all'epoca in cui il mare penetrava fin dentro la città fungeva proprio da faro. Torre che fu poi sopraelevata nel 1200 e dopo successivi rimaneggiamenti nel 300 e nei primi del 900 divenne il campanile che oggi ammiriamo. L'attuale facciata della basilica fu iniziata nel 1643 in tipico stile barocco, con capitelli ionici sulle colonne. Al centro, in un timpano aperto, poggia su uno zoccolo quadrangolare una bellissima statua marmorea della Madonna Assunta in cielo. L'interno è bello, spazioso, aperto e si rifà allo stile bizantino ravennate della chiesa precedente. Molto importante è l'altare della Madonna delle Grazie che allatta il bambino, su cui è posto un affresco del 400, qui trasportato, insieme al muro su cui era dipinto, dall'antica cattedrale demolita di Adria. Fra le tante opere artistiche che arricchiscono le navate, spiccano alcune splendide tele come questo San Giovanni che battezza Gesù di Andrea Vicentino. Sempre di Andrea Vicentino e poi la Vergine Assunta in cielo fra gli angeli. Molto interessante è poi la Dormizio Marie, la Madonna morta attorniata dagli Apostoli, una preziosa terracotta del 400, opera del modenese Guido Mazzoni, detto l'anonimo delle statuine.
Un'altra splendida terracotta, infine, rappresenta la Vergine Annunziata ed è attribuita al grande Jacopo della Quercia, il celeberrimo scultore toscano del 400. Ed eccoci ora a Rovigo, la capitale del Polesine. La città, bellissima e con impronte estensie veneziane, conserva alcune straordinarie testimonianze storiche e artistiche. Il Duomo, ricostruito verso la fine del 600, ha nel luminoso interno sculture e dipinti, fra cui un Cristo risorto di Palma il Giovane. Ma l'edificio religioso più importante della città è la chiesa della Beata Vergine del Soccorso, più nota come la Rotonda. Si tratta di un'armoniosa costruzione della fine del 400, costruita in pochissimi anni in un'inconsueta forma ottagonale. Accanto si erge uno slanciato campanile, sicuramente il più bello di tutto il Polesine, eretto nel 1655 su progetto di Baldassarre Longhena, il quale riuscì a dare vivacità a un edificio che pure si presta poco a virtuosismi di fantasia. La chiesa fu costruita per conservare e onorare un piccolo affresco quattrocentesco raffigurante la Madonna seduta, sulle cui ginocchia sta il bambino con una rosa in mano. L'immagine, divenuta oggetto di viva devozione popolare con il titolo di Madonna del Soccorso, era originariamente affrescata sul muro di un piccolo oratorio che sorgeva nei pressi. Quello che rende straordinariamente importante la chiesa è la ricchissima collezione di decorazioni e quadri che arricchiscono ogni angolo dell'interno. Nata senza un preciso piano, l'opera di abbellimento artistico iniziò nel 1625 con la creazione di 20 nicchie nelle pareti interne in cui vennero collocate statue di stucco. Anni dopo furono aggiunte le prime 20 tele del padovano Giovanni Battista Pellizzari, illustranti miracoli ottenuti grazie alla Madonna del Soccorso. Dal 1644 iniziò la parte più impegnativa, quella dedicata alla celebrazione dei Podestà Veneti. Il primo quadro venne offerto dallo stesso Podestà Pietro Morosini in segno di gratitudine alla Vergine. In seguito, l'uso di celebrare i Podestà uscenti con un dipinto rese particolarmente omogenea la visione d'insieme delle opere esposte. La pittura che appare nel ciclo dei Podestà è tipicamente barocca. Tutti i dipinti quindi fanno ampio sfoggio di allegorie, di scenografie esaltate, di ampi gesti, di panneggi svolazzanti e abbaglianti raggi di luce violenta, anche se il valore artistico complessivo resta comunque molto alto. A pochi chilometri da Rovigo, un altro santuario ci ricorda altre leggende e devozioni. Siamo a Lendinara, una cittadina agricola e industriale situata sulle sponde dell'Adigetto. Qui, nel 1579, fu iniziata la costruzione di un santuario dedicato ad una statua della Madonna che aveva prodotto vari prodigi e la cui storia è legata alle prodigiose virtù di una fonte che sgorga nei pressi. Oggi, il santuario intitolato alla Madonna del Pilastrello è un frequentato luogo di devozione e pellegrinaggio. L'interno della chiesa rivela innumerevoli tesori d'arte, come una pala del Tintoretto e una possente ascensione di Paolo Veronese.
In una cappella laterale si entra nel bagno, cioè il luogo dove nel Cinquecento accaddero i fatti miracolosi che portarono all'origine e alla crescita della devozione per la Madonna Nera. Intorno alla fonte miracolosa, infatti, fu scavato un pozzo dal quale si portò l'acqua ad un bagno per consentire agli ammalati di immergersi al riparo di sguardi. Sul fondo della cappella, una grande vasca in marmo di Carrara raccoglie a sua volta l'acqua della sorgente, mentre una serie di dipinti ci raccontano la storia della leggenda. Concludiamo il nostro viaggio nei grandi luoghi di culto del Veneto in un luogo assolutamente unico e affascinante. Siamo a Spiazzi, un piccolo paese in provincia di Verona, a due passi dal lago di Garda. Qui ci si presenta uno spettacolo incredibile. Una meravigliosa chiesa con tanto di slanciato campanile aggrappata alla montagna come un nido d'aquila. La visione ha sicuramente dell'incredibile e merita di far conoscere la sua storia. In una notte del giugno 1522, racconta la leggenda, una luce abbagliante svegliò gli abitanti della zona di Montebaldo. Proveniva da uno sperone di roccia della montagna. Quando alcuni ardimentosi, con l'aiuto di funi, riuscirono a raggiungere il luogo, si trovarono di fronte ad una statua della Madonna col figlio morto sulle ginocchia. Con incredibili sforzi la statua fu portata in cima al monte, ma miracolosamente il giorno dopo essa scomparve per riapparire nella nicchia della roccia. Nuovamente recuperata, essa per la seconda volta si spostò nel luogo d'origine, finché gli abitanti del luogo non si decisero a costruire una piccola cappella proprio in quell'angolo selvaggio e inaccessibile. Per anni, l'unica via d'accesso al piccolo santuario furono argani e corde, finché, circa 20 anni dopo, non fu aperto un sentiero nella montagna che permise il pellegrinaggio a tutti. Oggi una ben più comoda strada, arricchita di preziose edicole, permette di raggiungere il santuario in auto, anche se la devozione popolare spinge moltissimi fedeli a ripercorrere l'antico sentiero che dal fondovalle sale con migliaia di gradini fino al tempio. Il santuario che ammiriamo oggi, che prende il nome di Madonna della Corona proprio per l'immagine dei monti che lo circondano come un'immensa corona, è una grande costruzione moderna, inserita direttamente sul fianco della montagna che ne sostituisce alcune delle pareti. Una suggestiva collezione di statuette sacre che riproducono decine di immagini della Pietà provenienti da tutto il mondo costituisce una collezione davvero unica. La visita all'interno è di grande suggestione e fa davvero comprendere quanto la fede sappia far superare anche gli ostacoli apparentemente più insormontabili. Si conclude questa prima puntata dedicata ad alcuni luoghi della spiritualità del Veneto. Siamo certi di non aver colto nella sua interezza la complessa realtà dei luoghi di culto, tralasciandone per necessità alcuni, spesso considerati minori, ma non per questo meno importanti, nella convinzione di aver tuttavia fornito utili indicazioni non solo ad una loro visita, ma anche a cogliere lo spirito della civiltà che li ha saputi edificare.